direttore della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella, Simone Di Giampaolo. Questo è il primo bilancio della Banca di Credito Cooperativo dopo la fusione con la BCC di Teramo. Anche il 2016 è stato un anno impegnativo e difficile, proprio sia perché la Banca di Credito Cooperativo ha affrontato l'importante operazione di incorporazione della BCC di Teramo, sia perché l'economia locale continua a risentire di una forte crisi. La fusione con Teramo non è stata una limitazione, ma è stata comunque un'operazione epocale per la storia della nostra banca. Il bilancio 2016 ha conseguito comunque ottimi e importanti risultati. Prima di tutto è arrivato il patrimonio ad un 65 milioni di euro. E questo corrisponde a un indice patrimoniale del 18%. I 2 milioni di utile netto hanno lasciato spazio a accantonamenti per 13 milioni. Infatti l'utile lordo era di 15 milioni. 13 li abbiamo destinati ad accantonamenti per il rischio di credito, rafforzando le coperture sia sulle sofferenze. Abbiamo portato le coperture dal 52%, che già era importantissimo, al 58%. Abbiamo rafforzato le coperture sulle inadempienze fino al 27% e per la prima volta abbiamo coperto anche i crediti scaduti, pari al 10%. Un punto importante, come dicevamo, è il rinnovo di queste cariche. Come ho detto, purtroppo in questo momento ci sta una fase di transizione che è data sia dalla riforma del credito cooperativo, sia che quest'anno abbiamo avuto questa fusione per integrazione della BCC di Teramo. Quindi abbiamo ritenuto mantenere gli organi che ci sono per poter far sì che in questo triennio si possa preparare una nuova generazione di soci e poter entrare nel consiglio di amministrazione.